Busciantella, non voglio sentire volare una mosca. E non arrestarci, professor! Sta mosca me, viene qua, già sì! Dovrei contare fino a 10 prima di rispondere male, ma chi ce la fa? Io massimo conto fino a 2 e poi te faccio schietta. I miei coetanei parlano solo di cose inutili, pleonastiche. Io per fortuna sono un'altra cosa. Sì, un'altra cosa e poi vai al collegio! Già! Mio, Crispino, può leggere l'articolo 3, gentilmente? Oh, non c'ho voglia di leggere. Frasmaggi, io leggo a maggio, l'ha capita? A me non interessa che lei abbia voglia o no, se la chiamo, lei legge. Non voglio leggere. Allora fatti necchiare, altri che non voglio leggere. Io non leggo, e basta. Io ti ammazzo famiglia. Allora, il fia, lei piace la scuola? No. Perché? Non mi piace studiare. Tanto per sapere, ma io a scuola che ci vengo a fare. Non mi va di fare l'interrogatorio, per favore. A lei? Mi sembra che non vada di fare niente. In realtà già sto respirando. Basta e avanza. Beh, per esempio a scuola si possono succhiare i tappi delle penne. Esatto. E tu che le faccio succhiare? No, carica! Nella mia scuola ci devono essere tante regole, come ad esempio, numero uno, non bisogna mai rispondere ai docenti o al preside in modo scorretto. Ma che strano, è un mostro! Mamma mia, tosta cheese! Inglese... Io non speak English, io speak a volo. Se cade il libro devi fare 25 pressioni. Aspetta che ce la faccio, aspetta. Porca miseria, ce la faccio, ce la faccio. C'è chi del duro, ci riesco, ci riesco. E va tutto. Già fatta, già fatta. Adesso ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ehi! Brava, continua, continua e puoi accomodarti fuori. E dopo tutto si becca, già vorresti, ma va fango. In futuro I am mamma di figli. In futuro I am mamma Carmen. Sia benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti benedico a te e a te no. La mia campana non è presente. Allora, la campana della sorvegliante? Assente. Bassano, sei tu. Ma chi se l'hai presa e tu l'hai nascosta in bagno? Ma facciamo un capo un capo, campana che? Un fama! Lei è veramente inguaiata. A questo punto lei è inguaiata. Inguaiata vicino a me? Ma inguaiata sarà la tua capigliatura. Prego. Non ha emozioni, non c'ha emozioni. È una pietra, una pietra. Gennari, è qua che va smagnatella, un'emozione. Mi si ammetteci il rossetto con i pennarelli, rosso, rosa. Io voglio il rossetto rosso e l'ombretto verde. Perché una volta vidi un tutorial e voglio fare l'alberenata. Ragazze, scusate, non è il momento di truccarsi adesso. Dire, la finisco e poi smetto. Allora... requisito. Bella la tua pennarella dalle mani. Ma vado trucco pure a te, stu coso. Al vostro posto, grazie. Ha portato l'acqua. E meno male, che te ne siete. Oggi Elena era vestito tipo un cammello, poi pure con l'acqua sembrava tipo i cammelli che portano l'acqua nel deserto. Un dromedario. Ma forse non fa così il dromedario. Vabbè. Busciantella, che cosa ho detto? Ma che me lo fa? Anzi, è la stessa acqua dei dinosauri. Maro, ma ne è scaduta? Quando a germi? Mamma mia, ma che c'è davvero? Se si fermasse questo movimento... cosa succederebbe? Busciantella? Posso andare in bagno, per favore? No! Non sa da fermare un movimento, in un pazzo bagno! Le ricordo che la mia pipì attraverso lo scarico va nelle fogne. E tramite le fogne arriva nel mare. E nel mare, grazie al sole, evapora e va nelle nuvole. E quando piove, è come se le pisciassi in capa. Che? Io posso capire la noia, ma stare con l'inchiostro sulle mani o sulla faccia, infatti che vi fa anche male... Infatti io ho chiesto se potevo andare al bagno. E infatti l'ho chiesto di andare al bagno e mi ha detto di no. Che devo fare, pipì qua a terra per lavarmi le mani? Io gli ho chiesto di andare al bagno, lei mi ha detto di no e io me la so finita. Lei ha continuato, quelle scarpe, gli amici... E no, quelle mani. And the winner is... Busciantella! Con... Caprimante! Stringendo a buttarla fuori. Si è messo i capelli. Perché parla con la sua compagna? Perché tu ti devi fare rucchino in capo, eh? Sto parlando con lei. Non sto parlando con nessuno. Scusi, ma se io... Io ho detto che se la finisce di toccarmi i capelli non gli sto di niente. E non le sto di niente. Oh, placato, tu l'acqua e lo dromedario. L'atteggiamento che mi ha dato fastidio è che ad un certo punto si è messa a fare anche il verso. Sa cosa vuol dire fare il verso? Che versi? Da adesso stia zitta e almeno mi faccia finire di parlare. Allora innanzitutto tu vicino a me zitta non me lo dici, no, di questa mano è blu, la faccia diventa rossa. Sono qui per annunciarvi che il professor Raina ha aderito ad uno sciopero nazionale, quindi non sarà presente in aula. La sua lezione è annullata. Spedizione dei mille, ha un ricordo, lo colloca nel tempo.
diciamo che a me ne ha dritto il vocale. Non le dice nulla. Ah, sì. Signorina, sta dormendo o è sveglia? No, no, sto sveglia. Secondo me era medica di Cicasti per un mese. Secondo lei, io sto seguendo il suo ragionamento, gli italiani smettono di essere cattolici, diventano risorgimentali. Musulmani? I musulmani che sono in Italia. Secondo me qua c'entrano i testimoni di Geo. E chi lo bussano a tutto quanto? Sicuro sono loro. Non è proprio così, sa? Le ha dato una letta. Gli ha dato una letta, forse al contrario. Forse attraverso pure. Chi era la famiglia regnante del Regno delle Sicilie? Famosissimi. I Savoia. E come no, buonanotte. Mamma mia, giusto date. Massimo, buongiorno a questo giorno che mi sveglia io e te. Nel 1870. Ah, ecco, mamma, mi ha acceso la lampadina all'interno. Mi si è accesa la lampada. Oh, mamma, non sei buona. Abbia Dio, la lampada non sta bene. Chiamate il centro di sotto. Respira, respira. La scatto di letto non ci sono arrivato. Mezzo... Va un po' lento. Sono uscito dalla pancia di mia madre e mi sono nascosto su una costola. Sì. Non volevo uscire. E quindi ho fatto quello di un altro cesare. Pure io quando sono nato ho fatto cucù e poi ci sono tutta una volta. E adesso che è uscito si trova bene o no? No, non sto mai bene. E che l'ho appena già uscito, ci capite che il mondo è un posto scuro, pieno di ombra. Eh? E poi ci sono tutta una volta. Cosa vuol dire la parola patriota? Beh, i patriottisti sono pure tipo quelli che stanno in America. I patriottisti? I patriottani. I patriotteti, i patri, i preti, i pred. Cazzo. Ma lei non è uno sciocco e qualcosa sa. Oddio, quindi direi che guardi un 7 rispetto. Oddio, voglio bene. Vedi che storia mia madre Ica faccio cucù, funziona sempre. È simpatico pure, ma mi ha scritto la mano, c'era un po' sudata, un po' che schifo, infatti non me l'ha andata avanti. Lavati! Guarda per mano ci sta la mucchina. Ci cominci a provare e ci provi. Non avevo mai giocato al cubo di Rubik. Ma che sto parlando, ma così? Ecco qua. Uccelli. C'è gli uccelli quelli che volano. No, quelli che camminano con una alzata su una zampa sola e che fanno che cacchio stai dicendo? No, io lo sto facendo. Guarecchina. Stai a vedere che alla fine la professoressa... Come sono sexy? Oh, uno strappo! Aia! Ah, che dolore! Che dolore! Piove. C'è il sole. Cosa sono queste? Patatine. Patatine. No, 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 no! La vita fatti i tacchi, il mondo fatti i tacchi, capito lì che mamma piglia i pack. La mia voluta. E si vede che a casa non mangia. Zitta lei!